Ci sono giorni pieni di vento che fanno rabbia e giorni di ricordi suoi che mi danno il coraggio di andare avanti e combattere contro l'ingiustizia per dire no alla paura. Basta, vittima innocente. Salvatore era un ragazzo di 29 anni, allegro, pieno di vita, educato, con tanti valori, trasmessi da due semplici genitori che gli hanno insegnato solo ad amare ed aiutare il prossimo. Salumeria, faceva il banconista, si sacrificava per la sua famiglia e per mantenersi lui, non ci faceva mancare nulla, per passione si esibiva cantando e facendo piano barco, perché lui la musica l'aveva nel sangue ed era un tifosissimo del Napoli. Ricordo quella giornata come se fosse ieri, era il 13 novembre del 2009, mio fratello torna da lavoro per venire a casa, per correre via mare, ma in un attimo la sua vita viene spenta a colpi di pistola da una mano assassina che non sa che in quell'istante sta spegnendo la vita a Salvatore e insieme a lui tutti i suoi sogni. Il motivo? Hanno scambiato la sua vettura con quella di un camorrista. In più i killer vengono pagati 800 euro d'omicidio compiuto rispetto a 3.000 euro pattuiti poiché avevano sbagliato persona. Abbiamo atteso 7 anni per avere giustizia e una dignità perché all'inizio l'avevano sporcato con le menzogne, ma noi abbiamo avuto tanta fiducia nella magistratura. Un grazie speciale al dottor Pierpaolo Filippelli, al maresciallo Angelo Di Santo, a tutta l'arma di carabinieri che ci hanno sempre creduto, tanto che finalmente sono stati arrestati. E il 20 dicembre del 2017 il giudice li ha condannati all'ergastolo e a un anno di isolamento per aver ucciso un ragazzo innocente che non c'entrava nulla con la camorra. Non c'è prezzo per una vita spezzata. Il mio messaggio è quello di non abbassare la testa e urlare insieme ce la faremo.